Eccoci qua, signori. Big Luca, il più milionario di Dubai. In questo video ti spiego perché e come investo 60.000 dollari al mese in borsa e te ne parlo dopo la sigla, che non c'è. Se stai guardando questo video da YouTube, schiaccia il pollice in alto e clicca iscriviti. Se lo guardi da Facebook, metti like, condividi, eccetera. Devo dire queste cose per stimolare l'algoritmo di YouTube, ci aiuta molto. Noi abbiamo bisogno, no, anche del pollice in su. Ormai siamo assolutamente influencer che comunicano e lucrano poco. Non è vero, lucriamo sempre tanto. Allora, seriamente, in alcuni video, ok, e anche ai miei studenti privati, insomma, condivido queste informazioni con loro. In qualche modo ho condiviso il fatto che io personalmente, come Big Luca, non come azienda, quindi si parla di asset personali, investo circa 60.000 dollari al mese nella borsa, ok? E in qualche modo ci sono state delle domande sulla borsa, sul perché, sul quanto, il come, il chi, il perché e tutte queste cose qua. Quindi parliamone. Allora, io investo 60.000 dollari nella borsa, questo mi sembra abbastanza evidente, sono 750.000 dollari all'anno. Ora, perché investo nella borsa? Investo nella borsa per creare ricchezza e prosperità a lungo termine, perché l'investimento di lungo periodo è molto importante e perché scoprirete abbastanza in fretta che non vi ritirerete solo con quello che guadagnate. In altre parole, è veramente veramente molto molto difficile guadagnare una cifra che ti permette di risparmiare un'altra cifra che ti permette di non guadagnare più un euro in vita tua e di essere un ultra high net worth individuo, quindi patrimonio dai 30 milioni in su. Quindi avere 20, 30, 50, 100 milioni o un miliardo, quello che è, semplicemente guadagnando e mettendo in banca quella cifra, è molto molto complicato, per non dire praticamente completamente impossibile, a meno che non si faccia un exit o a meno che non si guadagni una cifra talmente tanto assurda. Mi viene da pensare alle celebrity hollywoodiane, eccetera eccetera, che vi permette di ammassare 50 milioni, 100 milioni, 300 milioni, benché molte di queste celebrity, abbiamo visto di recente Robert De Niro e tantissimi altri nomi, in realtà a volte sono in debito, si spendono tutto, perché quando ti entrano 20, 50 milioni all'anno sciambola e poi sono molte volte in debito o comunque hanno problemi finanziari. Quindi la prima ragione del perché investo in borsa è perché è un modo per me di privarmi di extra cash, ok, extra soldi che non mi servono in questo momento, ok, e di metterli a lavorare per me in modo che mi diano un ritorno. Quindi la prima ragione è perché sarebbe molto difficile arrivare a 200 milioni semplicemente risparmiando i soldi, non ci riesce praticamente nessuno. Quindi ci vuole un sistema che faccia apprezzare questi tuoi soldi a X percentuale ogni anno di media, ok? Potete fare investimenti più aggressivi, investimenti meno aggressivi, eccetera eccetera eccetera. Quindi il perché è perché è necessario. Studiate i milionari e i decamilionari, quelli che hanno 100 milioni, 200 milioni, è molto molto comune che abbiano fatto o un exit, quindi abbiano venduto un'azienda per 200 milioni, li hanno presi e magari li tengono anche in cash o poi li hanno investiti per farli diventare ancora più abbondanti, oppure per non delapidarli, questo è poi un altro motivo, oppure ci sono arrivati investendo gradualmente delle grosse cifre, di solito in borsa, oppure hanno fatto operazioni di private equity, ok? Però la realtà è che la borsa è uno dei mezzi migliori per creare ricchezza a lungo termine. C'è anche un'altra cosa che, nonostante io abbia un discreto, diciamo, patrimonio, che assolutamente voglio crescere per poter avere sempre più scelte, per poter contribuire sempre di più, essere sempre più tranquillo e giocare sempre di più, ok? Perché a un certo punto è semplicemente un gioco. C'è l'inflazione, chiaramente, quindi i soldi si deprezzano e poi bisogna avere un apprezzamento, una rendita dal proprio capitale. Quindi se semplicemente mettete soldi in banca, poi dovete consumare quelli. Invece, se voi avete, esempio, 3 milioni che fanno il 10%, vi ritornano 300.000, teoricamente potete vivere con quei 300.000 senza mai toccare quello che avete. Questa è una cosa fondamentale, per esempio, per chi è giovane. Guardate che l'effetto composto dell'8, 10, 15, 20% all'anno dipende da dove investite. Sono già arrivati i primi che dicono: ah, non si può ottenere il 15-20% all'anno. Ragazzi, si può, quindi evitate. Non so perché c'è sto mito che in borsa è arrivato un rimborso dell'Amex di 122 dollari. Perfetto, spese di donna come sempre.
che a volte compra tre volte la stessa cosa e mi rimborsa. Vabbè, ok. La borsa in media al 6-7%, ragazzi, non è vero che la borsa in media ritorna tra il 10 e il 12. Se comprate degli indici più aggressivi avete anche il 16, il 18, quello che è. Non me ne frega niente di questa discussione qua per adesso. Quindi investo per il lungo periodo per creare questa cosa qua. In che cosa investo e come investo? Lungi da me passare per esperto di borsa, anche se ho studiato la borsa, la finanza e l'economia per un bel po', e a questo punto sicuramente ne so molto più del 99% di chi guarderà questo video, e mi acculturo giorno per giorno. Investo in indici azionari, cosiddetti index funds, ok? Tramite l'utilizzo di ETFs, molto molto semplice, poco sofisticato, poco complicato. L'ETF è un paniere di azioni, quindi per chi non sa che cos'è un ETF, io comprando un'azione, volgarmente, sto comprando in realtà più società. Ci sono ETF più grossi, più piccoli, più pericolosi, meno pericolosi, ok? L'ETF di solito traccia un indice, ok? Per esempio, l'indice, quando ci si riferisce allo stock market, alla borsa, è l'S&P 500, Standard & Poor 500, ed è un indice che contiene le 500 aziende più grosse d'America. Quindi comprando questo indice io compro una piccola quota di 500 aziende. Comprando un ETF comprate 500 aziende. Questo ETF è come comprare la borsa, ok? Si dice che questo ETF index to the S&P, cioè poi l'indice che traccia, praticamente è un mirror del Nasdaq e altri indici e altre cose. Non vi dico quale compro io perché non ve ne frega assolutamente niente, perché non posso dirvelo, perché sarebbe fuorviante. Fate le vostre analisi, comprate i corsi, studiate, andate dai consulenti, non me ne potrebbe fregare di meno. Però il messaggio è che compro degli ETF piuttosto aggressivi, a chi interessa. Il mio metodo di investimento è un metodo di investimento, diciamo, di dollar cost average mensile. Tengo anche delle riserve di cash per quando la borsa storna. Non vi dirò, no vabbè, le percentuali ve le ho già dette, 50-50, ok? Non sto dicendo peraltro che questo metodo sia adatto a voi, non lo sto consigliando, ripeto, frega assolutamente niente, io però vi dico le cose macro. Sono degli indici con delle aziende che vanno particolarmente bene, che non ho scelto io, ho dei consulenti che si occupano di questa cosa qua. Non investo tramite banca, quindi non sono prodotti bancari, non ho promotori finanziari in banca, non vi consiglio di averli. Investo in ETF con delle fees molto molto basse, estremamente liquidi, e lo faccio personalmente tramite un broker. Una volta al mese compro e l'uno del mese entrano gli ordini. Se la borsa storna, ho dei metodi sistematici per metterci dell'extra cash. Chiaro fino a qui? Ottimo. La mia situazione, che dopo aver detto $60,000 al mese, gli investimenti di qua e di là, le persone poi si agitano. Chiaramente l'investimento dipende da chi siete, quanti soldi fate, l'orizzonte temporale, la tolleranza al rischio. Nel mio caso io investo soldi che non mi servono, a meno di catastrofi, da qui a 10 anni, a 20 anni, a 30 anni. Sono dei soldi extra, quindi ho già finanziato i miei conti risparmio liquidi non investiti per la mia sicurezza, sono già stati imbottiti e vengono comunque costantemente rimpinguati, perché non si sa mai, mi piace essere liquido. L'extra cash che io ho lo metto, ok, in qualche modo nella borsa. Quindi io non investo soldi che mi servono da qui a un anno sperando che tra un anno, quando li tiro fuori, questi soldi valgano di più di quando ce li ho messi. Questo è uno degli errori che fanno le persone. Non compro e vendo, ok? Non faccio trading, non faccio trading in forex, non faccio trading in criptovalute. Non sto dicendo che non vada bene farlo, sto dicendo che io non mi interessa farlo, non lo so fare, non ho esperienza di queste cose. Sono un investitore passivo di lungo periodo, ok? Quindi ogni mese entra l'ordine, non mi interessa se la borsa è alta o bassa, perché tra 10, 20, 30 anni non conterà. Guardate le statistiche, guardate gli studi, fare il market timing non funziona, ok? Per quando la borsa storna ci sono dei sistemi per i quali diventa un ragionamento matematico e non è market time. Non sto a indovinare fino a dove arriva, ci sono delle percentuali, vabbè, non mi interessa. Non mi interessa la fluttuazione, quindi gli ETF che compro sono piuttosto aggressivi e anche piuttosto volatili. Non mi interessa la volatilità, quindi
quantomeno per adesso la volatilità quotidiana neanche la vedo perché non la controllo, la volatilità mensile non mi interessa, e anzi sono in una situazione in cui, avendo ampie riserve di cash dedicate agli investimenti, extra risparmio, tra virgolette non vedo l'ora che la borsa crolli e che vada giù, perché così posso fare dei mensili, addirittura metterci i dip quando la borsa è giù, e poi storicamente è sempre tornata su. Quindi il fatto che stia giù un anno, due anni, che io vedo il broker, no, unrealized profit rosso, andate a vedervi cos'è, non è una cosa che per adesso mi disturba, e quindi non mi interessa. Spero che vada giù, spero che stia giù tanto, mi spiace per chi non la pensa così, perché io ho cash da metterci, e quindi meglio comprare basso che comprare alto, e poi quando si rialza con più soldi, okay? Con più azioni che ho comprato. Molto molto semplice. Quindi orizzonte temporale elevato, 10, 15, 20 anni, 30 anni, e ho già parecchi anni da mettere in borsa, cioè non investo mese su mese per il cash flow, ok? Non è che ricevo soldi, li metto in borsa e se non arrivano non ce li ho. Ce li ho già per un abbondante lasso temporale in avanti. Sono già dedicati. Se il mio income si ferma domani, vado avanti col mio investimento di borsa. Posso andare avanti un bel po', ok? Questo è molto importante. Tolleranza al rischio altissima, direi. Perché? Perché sono soldi che sono investiti innanzitutto in ETF che contengono aziende solide. Ci sono tutti degli studi dietro che non ho fatto io, ok? Non sono ETF segreti, niente di strano, adesso ci arriviamo, questa roba qui. Volatili, con un apprezzamento di solito molto, molto, piuttosto aggressivo, niente leva, non compro roba leva. Buy and hold, ci vediamo tra 10 anni, ok? Ci vediamo tra 20 anni, va bene? Altra cosa interessante è appunto questa mancanza di sofisticazione di cui dobbiamo assolutamente parlare, perché è importante. Allora, il settore finanziario, quando voi guardate i video eccetera, si dice tutto il contrario di tutto, è un ambiente probabilmente dove si sparano cazzate più grandi dell'ambiente online marketing, che voglio, cioè, per mecciare le stronzate che ci sono là fuori sull'online marketing, già voglio dire bisogna impegnarsi, comunque l'industria è sempre florida di, no, io dico stronzata, tu dici stronzatona, allora io dico stronzatona più uno, c'è una sorta di gara chi la spara più grossa, e poi vabbè. Questo è vero per il mondo della fiscalità, dove praticamente nessuno capisce niente. Terzo, quello della finanza, è anche il mondo più profittevole quello della finanza, perché prodotti del cavolo vengono venduti a investitori inconsapevoli, ci sono un sacco di truffe legalizzate oltretutto, e tutte queste cose, ci sono informazioni contrastanti. Ancora adesso si guardano dei video dove perché la borsa in media ritorna al 6%, ragazzi, guardate che non è vero, ritorna tra il 10 e il 12, escludendo il 2008 è il 12%, adesso siamo all'11 qualcosa. Parlo dell'S&P per esempio, quindi l'indice che si prende di solito come standard, perché è, diciamo, la borsa, ok? Il Nasdaq ha performance ancora più alte. Quindi ogni volta che io per esempio vedo un video dove le persone dicono il 7%, io dico ma guarda che non è così, sei il 7%, quindi anch'io ero convinto che chi investe tanto se fa il 6-7% all'anno. Questa cosa è assolutamente falsa, non c'è una ragione per esprimere questo concetto qua, se voi comprate semplicemente degli indici azionari, ma non lo dico io, lo dicono le statistiche, quindi andatevi a vedere le statistiche, per favore non commentate, non avete ragione voi e Vanguard a torto, ok? Anche lì uscite da certi schemi mentali, piuttosto che la questione delle fees, le persone non investono perché le fees sono troppo alte. Ora, oltre a un certo livello questa cosa è vera, però molte volte non investono del tutto, se comprai gli ETF, i mutual funds, gli stock singoli, eccetera, eccetera. E tutte queste cose qua, investire mensile, non investire, investire mensile, e aspettare che crashi, non aspettare che crashi, e metterci tutto subito, non metterci tutto subito. In realtà le risposte matematicamente a queste domande sono già tutte state trovate, sono lì da cercare. Vi auguro un buono studio, non ve lo dico, ok? Non vi dico come investire, io vi sto dicendo cosa faccio io personalmente. Ecco altra cosa, io investo i miei denari. Ok, siamo tutti bravi a parlare con i denari degli altri, no? Come nell'online marketing o nel marketing o nel business.
Quando poi investite, comprate e fate delle cose personalmente, il livello cambia. Io non gestisco 60.000 euro al mese, dollari al mese di patrimonio altrui, sono i miei dindini, miei guadagnati, miei broker mio che vanno a mercato, in realtà divisi 33. Vabbè, ok. Tutte queste fanfaronate, ok, ripeto, c'è l'imbarazzo della scelta, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, che è un problema. Io ho potuto avvalermi di persone esperte che investono il loro patrimonio, non promotori finanziari, gente che ha i soldi per conto suo e li investe per conto suo, e ho potuto districarmi studiando veramente tanto negli ultimi, posso dire nell'ultimo anno, per cercare di capire quali sono i pattern che sono più virtuosi per il tipo di investitore che sono io. Ma ho trovato tutto il contrario di tutto, quindi è veramente veramente difficile capire cosa si deve fare. È veramente difficile, perché che esiste la borsa, io lo so da quando ho 2 anni, ma veramente fino a poco tempo fa non investivo, dicevo no, sta roba è troppo complessa. Poi a un certo punto, vedendo il fatto che bisogna investire, bisogna creare delle cose a lungo termine, guadagnando comunque un sacco di soldi, dicevo cacchio, questi messi in leva, nel senso avendo un ritorno anche solo del 10%, diventano 100 milioni, ok? E ho deciso di mettermi a studiare, ed è stato molto molto difficile. Vergogna per voi degli ambienti finanziari, si parla soprattutto, ragazzi, di risorse in inglese, quindi in Italia c'è molto poco, soprattutto per l'investimento a lungo termine, anche se ci sono adesso persone in gamba, wink wink, che ne stanno parlando, e auguro a queste persone un buon lavoro e buona fortuna, perché fanno un'ottima divulgazione, un'ottima istruzione, ma sono poche informazioni, come al solito, nel mercato italiano, come anche sul marketing si trova poco. Quindi mi districo queste cose, e la realtà ed il pericolo è che, e poi non investite, perché tutte queste discussioni teoriche, è stato uno dei miei mentori, Dave Ramsey, che mi ha un po' svegliato, dove lui diceva: ragazzi, basta con le discussioni sul tasso di ritorno, di rendimento, se è il 7, l'8, il 10, il 15, o se le fee sono l'1%, lo 0,3%, il 2%, o su qual... innanzitutto cominciate a investire. E svariate ricerche fanno vedere come la cosa fondamentale, la più grande differenza tra le persone che dopo 20-30 anni hanno un patrimonio importante perché hanno investito in borsa, non è il tasso di ritorno, non è il rendimento, non sono le spese, ma è il savings rate, questo non ve lo dico, e cioè mettere dei fottuti soldi dentro l'investimento. Perché nessuno dei vostri discorsi o delle formulazioni teorico-concettuali vi salva dal fatto che se state lì a parlarne e non investite, non serve, ok? Non servono, non posticipate l'investimento, fatelo per voi, fino a che non capite tutto, fino a che non avete il broker con lo 0, no, perché mi ha detto che conta, sì, le fees contano anche tanto, innanzitutto mettici dei soldi, poi quando capisci, cambierai il broker, intanto mettici dei cavolo di soldi, ok? Perché tutte le proiezioni sulle fees sono anche vere, ma il problema è che se non ci mettete i soldi non ve ne frega niente né di uno né dell'altro. Ho visto dei commenti: no, perché 100.000 con queste fees fanno questa differenza, assolutamente. Non comprate robe con delle fees tremende, non comprate robe dalle banche dove ci sono delle fees, cioè dei costi nascosti. Ma se non investi, tanto non te ne frega niente di finire con meno o con di più. Innanzitutto, se abbiamo 1 milione, cerchiamo di finire con 3 o con 5, finire nel senso dopo 20 anni, o con 10. Potevo averne 20, benissimo, intanto ne abbiamo 10. Okay, ma è un errore da 10 milioni, ma è un errore anche da 10 milioni star lì a parlarne per 10 anni e non metterci il milione che diventano 10, ok? Dopodiché non comprate cose con costi inutili, gli ETF costano veramente poco, non fate cavolate, eccetera, eccetera. Dovrei mettere tutto subito, non dovrei mettere tutto, intanto investi ogni mese, ok? Il mio consiglio è di diversificare comprando ETF, ok? Io non compro stock singoli, va bene? Non compro stock singoli per alcuni motivi. Primo, dovrei studiare queste aziende, il perché a questo punto diventerei socio passivo, un piccolo socio di capitali di un'azienda
che magari non conosco, quindi dovrei studiarne magari i bilanci, dovrei studiare delle cose. Ecco qui che il mio investimento, che per adesso è passivo, si può dire, perché ogni mese compro e non devo capire altro, si trasformerebbe in un investimento attivo che mi porterebbe via del tempo dalla mia attività principale, che è la Big Luca International Consulting, che è la formazione che facciamo a voi sull'online marketing, sul marketing, sui prezzi, sul lucrare, eccetera, eccetera, eccetera. Non è detto che da qui a un anno io non lo faccia, per esempio, però semplicemente adesso non lo faccio. Non consiglio di farlo alle persone che non sanno quello che stanno facendo. Non comprate gli stock perché sono bassi sperando che vadano su. Qual è la speculazione? Comprare invece un ETF, un S&P, ok, andate a vedere quali sono, che di media vi ritorna al 10% in modo più o meno stabile, metterci soldi ogni mese, tra 20 anni voi avrete più soldi, punto, ok? È un metodo provato di diventare ricchi. Quindi volete diventare ricchi? Dovete fare così. Più ricchi di quello che comunque già siete, potete essere multimilionari, però fate crescere il vostro capitale, le vostre cose. Quindi non vi perdete nelle minuzie, ok? Potete essere minuziosi quanto volete, ma se ci mettete per esempio 5 euro al mese, io non sono minuzioso e faccio le cose un po' sporche, un po' larghe, con 60.000 dollari al mese io vi posso giurare e promettere che tra 20 anni ho più soldi io di voi. Eccoci qua, quindi l'obiettivo non è stare nell'aspetto teorico dell'investimento e sentirselo duro perché non si capisce neanche il perché sappiamo di tutte queste differenze teorico-concettuali. L'obiettivo è metterci più soldi possibili, di quelli che chiaramente siete disposti non a perdere, ma sui quali siete disposti a vedere della volatilità, ok? Quindi ci mettete 5.000 euro al mese, per dire. A un certo punto arrivate, ne avete 50.000, crolla la borsa, vedete che ne avete 30.000, ma finché non vendete ne avete ancora 50.000. Metteteci più soldi, ok? Ripeto, separate gli investimenti, guardate i miei video di riferimento, dai risparmi, ok? I risparmi non vanno negli investimenti, risparmi e risparmi, ok? Dovete avere almeno un anno di stile di vita liquido in banca, ok? Meglio se due, se tre, io ho svariati anni, comunque no, non è questo, non ci interessa, quello che vi fa sentire bene a voi. È chiaro che è meglio farlo mese per mese, perché? Perché molte persone, la classica, il 401k in America, il 401k, che è il modo in cui gli americani diventano ricchi, se lo fanno per tutta la loro vita, contribuzione mensile, e loro hanno anche un match, cioè l'azienda ci mette tanto uguale, in realtà loro arrivano a investire, hanno un massimo tax free, in realtà è tax deferred, cioè non pagano le tasse sull'investimento, lo pagano dopo sulla rendita che si staccano, 18.000 dollari all'anno, io ne metto 60.000 al mese, ok? Quindi penso che sarò in una situazione piuttosto buona, non mi fa schifo quella di adesso, ma voglio migliorarla tra 10-20 anni. Quindi è il modo in cui il capitale si apprezza senza se e senza ma. L'investimento mensile, se voi ricevete lo stipendio, una parte di quello stipendio lo mettete a mercato. Se avete dei soldi da parte, avete una lump sum, non sono io la persona che vi deve dire dove metterla, come metterla, eccetera. Il mio consiglio è di rivolgervi a qualcuno di bravo e competente che investe i propri soldi. Non sono io questa persona, non mandate email al nostro ufficio su consiglio sull'investimento, non ve ne diamo, non è il nostro business, non lo vogliamo fare. Io parlo di una cosa che faccio io personalmente per me, e siccome compete all'arricchimento, ecco che rientra nell'ombrello della Big Luca International, quello che facciamo, che non vi sto insegnando a voi cosa fare, vi sto dicendo che andrebbe fatto. Trovate una persona che investa i suoi soldi, non i soldi degli altri, è diverso, ok? Chiedete dei consigli su come fare, non rivolgetevi alla banca, la banca non lo sa e vi depreda, ecco lì ci sono dei costi, gli ETF ve li vendono in realtà con un costo del 5%. Ok, non c'è scritto, ma voi non lo capite, e quindi a questo punto ok che i costi contano, lo so anch'io. Quindi apritevi un broker sicuro, non fate niente finché qualcuno non ve lo insegna, comprate degli ETF e comprate dei mensili. Se avete una cifra da parte, per dire, persone mi dicono, ok, Big, io ho 300.000 euro perché me li ha lasciati il papà che è morto, perché ho venduto la casa, perché ce li ho, mi sono trovati lì, guadagno anche una cifra mensile. Con quei 300.000 euro cosa mi consigli di fare? Innanzitutto devi tenerteni molti liquidi per la tua sicurezza, ok, tieniti almeno un anno, 10 mesi, 12 mesi minimo, se succede qualcosa sei coperto con il liquido. Perché? Perché i soldi della borsa non sono soldi che tu puoi smobilizzare, o meglio con gli ETF tu li puoi smobilizzare così,
ma è anche un rischio. Quelli devono crescere, non li devi toccare. Io non tocco, se io devo toccare i miei investimenti vuol dire che è successo qualcosa di grave. Potrebbe capitare, non sarebbe assolutamente una vergogna, ma prima di toccare quelli che si stanno apprezzando, ok, ho molti altri da toccare. E quindi, e poi potresti prendere la cifra che ti rimane e dividertela magari per 12 mesi, 24 mesi, così mensilmente entri, ce l'hai lì già, tranquillo. Ripeto, poco sofisticato, molto palloso, però è così che si fa. C'è un'estrema, ragazzi, mole di cazzate là, lì, ripeto, è un problema, c'è una cosa che io ho potuto fare. Secondo me, guardate, chi diventa un esperto, e per esperto, cioè già che riesce a districarsi tra queste cose qui e capisce quali sono i pattern che veramente rendono ricche le persone, fanno apprezzare i capitali, ragazzi, no le cazzate, è già un sintomo che tu sei libero, quantomeno economicamente indipendente, per il semplice motivo che ci vuole troppo tempo. È uno dei motivi poi per cui ci sono anche corsi su queste cose, perché non è che a volte il corso mi insegna delle cose che non si possono trovare fuori, ma cioè ci vuole un anno di 3-4 ore al giorno per studiare queste cose, perché ne senti di ogni. C'è quello che ti dice di andare a leva, lo spread trading, e fai single stock, se va giù e cosa, allora no, gli ETF non vanno bene, bisognerebbe fare le robe gestite col wealth manager, però dai, power of attorney limitato, allora in Svizzera, però non va bene, allora prendi bond, e i bond dovrebbero essere il 40% sul 60%, perché così il portafoglio è bilanciato e prendi dell'oro, ma l'oro quindi è un investimento, no, non lo è, ma è un hedge, perché faccio l'hedge? È infinito. Il problema di questa cosa è che pochissime persone che parlano di queste robe qui lo fanno, è tutto teorico, è tutto concettuale, più o meno mi hanno detto, no, ok, è veramente, veramente difficile. E la realtà è che in borsa si vince nel lungo periodo, ok, investendo una cifra, diciamo, mensilmente, una cifra stabile. Potete fare un investimento annuale ogni 3 mesi, però stabile, slow and steady, lungo periodo. Le storie che voi sentite di speculazioni short, leva, eccetera, non è che sono tutte false, sono vere. Il problema è che poi non vi dicono ogni volta che perdono, cioè non è una scommessa la borsa. Ora, nel momento in cui voi avete un investimento stabile mensile, nel mio caso, ok, corposo anche, mi permetto di dire, in place, ok, cioè impostato, che va, voi potete anche con i soldi extra extra speculare. Io potrei farlo, metto 60.000 al mese stabile per la mia crescita, in modo sicuro, organizzato, che si apprezza, eccetera. Se ho altri 10.000 o 20.000, al massimo li perdo, però l'investimento, quello sicuro, quello per il futuro, 10, 15, 20 anni, è lì, ok? Non lo squeeze spread show, non, ragazzi, vi posso assicurare che i milionari, cioè veri, io noto un sacco di, un video, questo sarebbe un altro video, veramente un sacco di cose fuorvianti sulla finanza personale, gli investimenti, delle cose che fattivamente sono false. Io mi sono ritrovato molte volte a sentire delle cose e poi guardarmi intorno e dire, e crescendo anche la mia situazione, diciamo, patrimoniale, guardando poi quello che faccio, dico, ma io la faccio sta roba? No. Ma quello che conosco che ha 10 milioni la fa? No. Ma chi cacchio le sta facendo queste cose? Ok? Quindi, meno che vi vada bene, fate lo short squeeze, spread, trading, leva, booleana e quelle cose lì, ragazzi, non è uno strumento sostenibile di solito per ammassare ricchezza di lungo termine. Lo potete fare a vostro rischio e pericolo, una volta vi può andare bene, poi vi potrebbe andare male. Non cercate il colpo di fortuna da 10 milioni, capisco. Io ho visto delle azioni recentemente, erano crollate un sacco di aziende, c'era un'azione, non voglio dire di che azienda è, non voglio dire di che l'ho guardata, valeva 1,40, adesso vale, ve lo dico in diretta, adesso vale, aspetta, pling, 1.000 euro, allora, vedete, ho fatto 1.000 euro senza fare niente, allora, seriamente, allora, mi ho fatto un altro massimo storico, che non è una cosa buona, io voglio che crollino invece, adesso c'è questo scollamento tra economia e finanza, cose di cui non ho, mi rendo conto, la competenza di parlare, quindi non lo faccio, scusatemi un attimo, ok, vabbè. Oggi è a 14, diciamo che potevo comprare a 1 e rivendere a 14,
se ci mettevo, mettiamo una cifra per me, ed è un'azienda che pensavo che sarebbe risalita, ripeto, non dico qual è, una cifra per me da rispettare, impegnativa, però nello schema generale delle cose è una cosa che avrei potuto fare più o meno senza pensarci. 100.000 euro, ok? 100.000 euro sarebbero diventati 1.400.000 in un mese. Col senno di poi, e se ci avessi messo 1.000.000, posso metterci 1.000.000? Diventavano 14.000. Quindi capisco, bene. Fate queste cose qua, ripeto, non siamo l'azienda giusta a cui rivolgerci, noi siamo per l'arricchimento serio, la creazione di aziende serie, sistemi di marketing seri, non che durino un mese con delle anomalie di mercato, ma come delle regole, delle strategie di marketing e di online marketing per avere prosperità a lungo termine e non solo nel mese, e di gestione anche poi personale, facciamo delle lezioni di finanza personale, sono inserite nei corsi perché gioco forza l'abbiamo dovute mettere. Quindi non siamo le persone giuste per speculare queste robe, non le sappiamo. Andate da chi volete e buona fortuna. Però prima dovete avere il vostro investimento stabile. Ok? Ora, quali cifre vi consiglio di investire, come investire? Ho già detto che non do consigli. Scegliete una cifra che potete, ma il discorso è fatelo. Soprattutto ragazzi, per favore, guarda, è oscena questa cosa, proprio vero che c'è un complotto in giro. Ma voi vi immaginate, se siete genitori, fatelo per i vostri figli, anche che non sono nati, è bellissimo. Mettete dei soldi mensilmente in un indice che di media si apprezza il 10, il 12, il 15, l'8, il 6, non ve ne frega niente di qua, ma comunque che si apprezza ogni anno. Pensate quando vostro figlio avrà 18 anni, se l'avesse fatto mio papà, mia mamma per me, io sarei nato decamilionario. Pazzesco, no? Se avete... Alcuni giovani guardano i miei video per 14-15, no, non molti, però su YouTube capita, e poi 18 così, cazzo ragazzi, le mancette, i lavori che fate, capite che cos'è la borsa e il broker, non speculate, cominciate a comprarvi degli indici per il lungo termine. Pensate quando avete la mia età, io adesso ne sto per compiere 29, per tutti sono un giovanotto eccetera, ma potrei avere 10-12 anni più di voi, pensate di avere 10-12 anni di vantaggio. Ora chiaramente voi dite, Big Luca, ma te ci metti 60.000, sì va bene, ma magari ci metterai 60.000 anche tu, in realtà io ci potrei, adesso sto aumentando, anch'io vado gradualmente, ok? Pensa che ho iniziato con 2.000 al mese, ok? Poi 3, e adesso 60, e poi aumenti, va bene, magari arriverai anche tu, magari no, magari finirai con meno soldi, non ti interessa, però fatelo, ok? Io ho studenti anche privati che hanno 19-20 anni, fanno, ok? La parte degli investimenti di lungo periodo, ripeto, è una cosa su cui c'è molto poco focus. Sono tutti investimenti di corto periodo, il flipping, il trading, sì, ma a lungo termine, a livello stabile, per avere veramente un patrimonio stabile che non sia, che non cammini sulle uova, a fare l'investimento di lungo periodo. Quindi incito qualunque persona, e anche se non siete giovani, chiaramente è meglio iniziare prima che dopo. Io stesso, ripeto, per paura, no? Io guadagno molto bene da 5 anni, l'income è cresciuto chiaramente, ma prima ero un timidito, dice la borsa, no, giustamente mi sono focalizzato sul marketing, sul far crescere, eccetera, eccetera, ma potevo iniziare 5 anni fa a mettere a mercato dei soldini. Non lasciatevi intimidire e soprattutto non chiedete a chi non ne sa cosa dovreste fare. Non andate da vostra mamma a dire, mamma, come si investe in borsa, a meno che non sia un'investitrice. Dovrete capirlo da soli. Guardate che cos'è un broker, vanno più o meno tutti bene, non comprate prodotti finanziari dalla banca, comprate queste azioni, si chiamano ETF, guardate cosa sono gli ETF, ogni mese comprateli. Non potete sbagliarvi nel lungo periodo, magari tra 2 anni avrete meno soldi di quelli che avete messi, ma se non vendete andrà su. Ok? Poco sofisticato, poche cazzate, poco Wall Street, poco lupo di Wall Street, probabilmente sì. Sapete il lupo di Wall Street a 30 anni a 60.000 al mese? Non ci siamo, fate il calcolo. No. Qualche miliardo, ma comunque va bene lo stesso. Ok? Quindi voglio esortare chiunque, non fatevi intimidire, che nessuno si faccia intimidire dal titolo del video, il 60.000 al mese. Oh mamma mia, fa niente, tu puoi farlo con 60 euro o con 600.000 magari o con 6.000,
qualche centinaia di euro, di dollari investita al mese, ragazzi, tra 20-30 anni, voi ci sarete tra 20-30 anni, questa è un'altra cosa, cioè, beh, ma tra 10-15-20 anni, e tra 10-15-20 anni tu ci sarai, e sarà molto meglio averlo fatto che non averlo fatto. Tu hai ritrovato tra 20 anni del cazzo se avessi investito per 20 anni? Tutti gli adulti sono così, gli adulti italiani addirittura non lo sanno, gli adulti... non volevo dire i vecchi, ok? I senior citizens italiani, ma non lo sanno. Non sanno che esiste l'effetto composto. Ok, andatevi a vedere l'effetto composto. Quindi io spero veramente questo video vi sia utile, ok, a tutti voi che mi seguite, che ci seguite, noi della Big Luca. E niente, questo è il video di spiegazione, quindi ripeto, non entrate in, non dite che potrei fare, non vi ascolto, non li leggo peraltro i commenti, cancellato tutti i social, non vedo i commenti di YouTube, è tutto gestito dal mio team, non entrate lì che bisogna martellare, non contestate, non state lì ad aspettare di investire fino a che non avete identificato la roba perfetta, bilanciata, non arriva mai quel momento lì. Sono persone che parlano di ste robe da anni, no? Perché il bilanciamento, del controbilanciamento, dello spread, dell'ETF, della FIA, cioè, scusa, ma tu stai investendo? No, ma perché siamo in una situazione di stagnazione? Ma non vuol dire niente, cioè non hanno detto niente. Okay, mentre voi invece investite mensilmente. Il mondo non sta finendo, le cose si risolveranno, per attraverso la borsa altissima. Ma adesso la borsa comincia a fare MC, no, aspetto che ricrashi, non aspettare che ricrashi, non arriva. C'è gente che dal 2008 aspettava, poi quando è crashato, adesso con il Covid, io stesso potevo entrare a mercato con molti più soldi, ero a Miami a mangiare la pancetta con le uova, con un'iguana che mi guardava, ero all'hotel Faena di Miami in vacanza, c'è stato il dip, ho messo poco, non ho capito, ancora non ero, dip è andato, per adesso magari non ritorno, fate market time, ogni mese, ok? Non rompete le palline e lucrate, che lucrare fa bene alla salute. Ok? Pensate se tutti facessero questa roba qua, signori, al posto di parlare. No, ti begli adulti, no? Comincia da 18 anni, ci mettono 100 euro al mese, 200 euro al mese, fate per quello che potete. Vi interesserà sapere che 100 euro per 40 anni al 12% annuale diventano più di 1 milione, che è di più di quello che avrete se non lo fate. Ok? Sono Big Luca, il più milionario in assoluto di Dubai. Ciao.